Sono dispiaciuto e chiedo scusa per l'episodio, chiedo scusa alla gente di Firenze, chiedo scusa ai miei giocatori, chiedo scusa alla mia società, chiedo scusa anche all'AIC. Però ci tenevo su una cosa, ci tenevo a dire che ho visto, soprattutto in questo frangente, delle cose che mi hanno dato, no fastidio, però proprio molti moralisti, molti perbenisti che sono permessi di dare dei giudizi senza aver vissuto la situazione, senza sapere la storia di un uomo, senza sapere di chi parlavano. La storia di uomo, se volete, ve la racconto io, di un ragazzo che ha iniziato a allenare i bambini del Foggia per portarli fuori dalle strade, ha allenato il settore giovanile, ha allenato gli operai che facevano i dilettanti la sera nel dopolavoro. Allenato nei campi polvorosi della Serie C, che è arrivato a allenare in Serie A perché ha vinto i campionati. Le volte che non li ho vinti sono tornato indietro e ho ricominciato da capo. Sono arrivato e alleno nei professionisti. E la mia storia dice che io non mi sono mai permesso di dare un giudizio lesivo nei confronti di nessuno, non ho mai dato consigli a nessuno, ho solo pensato, e tuttora lo penso, a lavorare, perché in quello cui credo. Non devo dimostrare niente, sono per la cultura dell'esempio, l'ho sempre fatto e continuerò ad esserlo. Però su due tre punti fermi non transigo. Il primo punto fermo è il rispetto della mia persona, il secondo il rispetto del mio lavoro, terzo il rispetto della squadra che alleno. E soprattutto il rispetto della mia famiglia. Se toccano questi sentimenti, allora non va bene.